Bersani siano maggiormente responsabili dello sfascio del paese e anche dello stesso Renzi, perché quando potevano opporsi non si sono opposti. Potevano rifiutare quella vile e dittatoriale rimozione della Commissione Affari Costituzionali, invece sono stati zitti, l'hanno accettata supinamente, perché probabilmente gli interessa più belare, presidente, come pecore, forse in qualche TV, per Si continuare rivolga con... con rispetto ai suoi colleghi, per Ah, favore. pensavo rispetto alle pecore, vabbè. Comunque, Collega, ecco, per favore, si belare, avvia a presidente, conclusione, belare in televisione è un verbo, semplicemente per continuare a spartirsi poi fette di potere e di territorio, perché questi partiti sono come delle banche, lo diceva bene qualche giorno fa Roberto Fico, banche attraverso le quali continuare a utilizzare il nostro denaro, cioè il denaro pubblico, e poter trovare un posto di lavoro. Questi sono i colleghi del PD. Ripeto, presidente, concludo, se sei nel PD non sei un dissidente, minoranza, se sei nel PD sei parte del PD, se sei nel sistema sei parte del sistema. Grazie. San Nicandro, prego. Due Presidente, minuti. volevo soltanto immortalare nel resoconto sommario il nome dei 10 crumiri che hanno sostituito i 10 del PD alla Commissione Affari Costituzionali perché ne resti in peritura memoria. Paola Brigantini, Stefania Covello, Edo Patriarca, Stella Bianchi, Maria Chiara Gadda, Giampaolo Galli, Davide Ermini, Alessia Morani, Alfredo Bazoli e Ileana Piazzoni, così tutti nella storia domani potranno sapere chi sono. Sì, però eviterei di utilizzare appellativi come crumiri. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 30 aprile 2015, ore 9, seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati. La seduta è tolta.